Bello. Niente idee strane. Spazzaporto per le creature? Vediamo il lavoro quindi. Che cos'è questo? Uno scherzo? Ok. È più lontana del previsto. Molto di più. È un razzo di ponte dell'infinito, ecco cos'è. Non fare il drammatico, roditore. Il ponte termina la fortezza, quindi non può essere infinito. Sì, è molto rassicurante. Dobbiamo darci una mossa. Tre cicli. Peter. Non stai dimenticando qualcosa? Io sono Groot. Ah, giusto. La gabbia. Il solo motivo per cui l'abbiamo portata è fingere che facciamo sul serio. Bene, Rocket, dai, fammi una faccia da mostro. Quill, ho una faccia sola. Se sia una beh, buona si dimensiona idea. A seconda dell'oc... Ma guardalo. L'occorrenza. Dovrei essere molto convincente. Rinfrescami la memoria. Quante missioni abbiamo superato insieme finora? Che ciuffo. 13. 14 se conti Contraxia. Contraxia più che una missione è stato un errore. D'accordo. Il punto centrale è che ho fatto passare te... Gamora, figlia di Thanos, assassina intergalattica, per un'eroina. 14 volte! Ha! Ok. Sì, è stato abbastanza chiaro. È l'eco? Gamora, mi daresti una mano? No. E perché? Per garantire l'incolumità del nostro leader. Oh, e dai! Scusa, queste cose non va da solo. Will. Ora chiudi la bocca e tira. Io sono Groot. Smettila di preoccuparti tanto, ti verranno di nuovo i nodi. Ok, proviamoci. Non mi fa guardare dietro, volevo guardare dietro. Facciamo una cosa un attimo. Abbiamo un costume e ritorniamo all'originale. Super pugno di Quill. Riceve un ulteriore oggetto di cura dopo un colpo letale. Prendiamo questo poi. Boh, vedremo. Sembrano così tranquilli. Non ho mai visto una vera balena. Questa vale, no? Sì, tutto molto bello, ma possiamo non attirare la sua attenzione mentre sono chiuso qua in gabbia? Grazie. Qualcuno conosce tipo una canzone da falò, qualcosa per perdere del tempo? Ne ho una! Si chiama... Non farlo. Ok, sì, ok. Aspetta, non farlo è il titolo della tua canzone? No. Ok. Beh, non è ora che qualcuno mi dia il cambio? Siamo a 60 click dalla fortezza. Io direi più 75. C'è un solo modo per esserne certi. 0,1 click. 0,2 click. 0,9? 2,1 0,3 click. 4,5 0,4 click. 0,5. In effetti sembra uno psicopatico perché è molto molto quadrato, come sembra accorgersi. Degli altri in un certo senso, cioè lui non solo in termini lineari. Se non ti dai una mossa, finisco la torta da sola. Meredith. Tredici anni. Dove sono tornati?
Il tempo vola. Arrivo subito, te lo prometto. Giusto. Beh, resta. Possiamo fare qualcos'altro stavolta qua? Credo che qua non si è cambiato niente, no? Magia. Bella che rallenta lenta. Tra poco farà abbastanza caldo per dormire in giardino. Adoro addormentarmi guardando le stelle, pensando a cosa c'è là fuori. Andy dice che usare lo stesso spazzolino fa venire i vermi. Pensa che roba. Ti crescono dentro e prendono il controllo. Tornando invece a Spider-Man, quando l'ho fatto la prova, Spider-Man è rimasto. Per un attimo sono rimasto ricolpito col fatto che hanno cambiato Peter Parker. Perché infatti mi ricordo che avevano detto, per più di gran lunga l'altro. In realtà, così a prima vista. Mamma dice che quando lei era piccola nonno lo ascoltava in continuazione, ma è sempre stato rotto da quando mi ricordo. Attenzione ai procioni. Oh cavolo, sarà pazzesco. Niente qua. Dice che Hero Quest, Hero Chase. Ma il logo è quello. Bene, guarda chi si è deciso a venire. Dov'è la torta? Lo sapevi? Non avrai mica. Oh, sono così piena. Mamma. Oh. Va bene, un occhio nero. Appe pigrone. Non mi metterò a cantare. No, a me piace. Beh, saresti l'unico. Dai il desiderio, sei un adolescente. Guarda quante fidanzate! Qualcuno sarà popolare a scuola. Mamma! Che c'è? Sei un bel ragazzo e le ragazze faranno la fila per poter Mamma. Uscire con... Il tuo desiderio? Che cosa dovrei desiderare? Ho tutto ciò che voglio. Oh, oh. Quale enorme favore stai per chiedermi, eh? $10. Io, Dan e Andy vogliamo vedere i Cavalieri del Cosmo. Un film. Stasera? E dai, sarà pazzesco. È il suo compleanno. Dei zombie spaziali e dei ragazzi devono sconfiggerli. Non so se è il caso di vederlo. Quando hai visto quello con la maschera da hockey, hai dormito con me per 3 notti. È successo anni fa. Questo è solo vietato ai minori di 13. E io ho 13 anni. Esatto, minori di 13 anni significa violenza e nudo. C'è poco nudo, solo chiappe più che altro. Non mi stai convincendo. Potremmo prenderci un po' di tempo per noi. Finire la partita? Non puoi mollare proprio quando sto per vincere. Ho parlato nel nulla? Ok, non è questo. È l'inaugurazione. È il mio compleanno. Direi che era destino. Destino, eh? Per favore. Ma ci fanno vedere... Non lo so. Il furgone è al negozio e non mi va che giri da solo la sera. Quando lui poi finisce nello spazio, non lo so. Non sono più un bambino. Torno da solo tutti i giorni da scuola. E ieri hai rimediato un occhio nero. Te l'ho detto, stavo solo... Stavi... difendendo un compagno. È una cosa bella. Ma non puoi risolvere tutti i problemi con la violenza, Peter.
Non potevo stare a guardare. No. Certamente no. Dai, prendi la mia borsa. Aspetta un attimo. Ti devo parlare di una cosa, qualcosa che vorrei darti. $20? Non esagerare. Diciamo che è un regalo da parte di tuo padre. È di sopra, sul mio letto. Prendilo mentre io finisco qui. Lo apriremo insieme. Ho paura che ci sia una bomba. Allora, vediamo un attimo. Lasciala stare, la adoro. Guarda, c'è l'impronta della tua manina. Bevi lì dentro? È fatto col classico dash. C'era il dash che poi lo si faceva. Possiamo andare un po' in sala giochi? Stai tirando troppo la corda, rischi di non fare nulla. E francamente mi sa che è tossico. Devo ricordarmi di ridarla a Andy. È stato gentile a rinunciare a mettere la toppa degli Star-Lord anche sul suo giubbotto. Se la mettessimo entrambi sembreremmo due scemi. Se dici te. Io spero che facciano una patch per... Prometti che starai attento. Andiamo solo DLC a cinema, più patch succedere? Per Last of Us 2, così lo giocherei volentieri, per la PS5 intendo. Una cosa tipo la diretto scat di... Ghost of Tsushima con €30 ho fatto l'upgrade, diciamo, alla versione della PS5. Come con il DLC ci darà un passaggio il fratello di Andy. Io spero che facciano una cosa del genere. I pantaloni non sono messi meglio. Massimo €30, ma già non è poco lo stesso per un DLC e un upgrade. Dipende da che DLC è, ovviamente. Prima di uscire metti a posto la tua stanza. Non azzardarti a cambiare. Però tipo quello del primo non è che fosse questa... Appunto non Sai, era molto lungo. L'altro giorno parlavo con la mamma di Jenny. Ah, ci risiamo. È davvero adorabile, Peter. Ascolta la disco, mamma. Cacchio. Mamma ha detto di mettere via il bucato 2 giorni fa. Ci penserò domani mattina. Parola di scout. Mi fa ancora male la mano per le palle veloci di mamma. Chissà se mi ha regalato un guantone nuovo. Mamma sta quasi per vincere. Una specie di risico. Partire dei baseball. Un'altra scatola di Hero Quest. Ah, oh, che casettina che ha. Che bagno con la... non se la passano male, diciamo. Mi mancano tantissimo. La nonna mi portava a fare la spesa in città la domenica. Tornando a casa prendevamo sempre il gelato. Anche in inverno. Comunque non mi sorprenderebbe se ci fosse un progetto del genere per Last of Us. Cavolo, finalmente ho tagliato i capelli come voglio io. Cioè, oltre a sperarci io, ma... Boh, ho una buona... speranza, diciamo. Non sono un esperto di pittura, ma questo è fantastico. La nonna era una vera artista. Ok, lì il regalo. Lo volevo lasciare per ultimo. Il cielo è sereno. Chissà se la mamma guarderà le stelle mentre sono al cinema. Secondo Dan, gli avvistamenti UFO sono sempre stelle o palloni sonda. Ma ce ne sono un casino. Qualcuno sarà pure vero.
Un vecchio PC con i floppy disk da 5 pollici. Devo chiedere a mamma di insegnarmi a sparare. Avrebbe dovuto farlo il nonno in estate. Meredith Quill. Partita perfetta. Non male. Trattore. So che è assurdo, ma la mamma mi ha convinto che papà è un alieno. Lei ci crede sul serio. Forse è vero. Cosa? Vediamo. Adesso aprirlo insieme, babbeo. Finalmente! Rimandiamo. Siamo alla fortezza della regina dei mostri. All'ingresso. Capitolo 4. Quindi, dicevo che un'estrazione in solitaria è nelle mie corde. Senza offesa, ma la mia sicurezza non è una tua priorità. La vita è mia, decido io. Decidi tu, Peter. Col razzo! Bella, ci sono io nella scatola. Peter Quill è il capo, il peso di una tua eventuale morte ricade sulle facciamo sue spalle. Facciamo pace con d'accordissimo Rocket. Con il piano di Rocket, che stavo assolutamente ascoltando. Visto? E anche il cadetto spaziale si fida delle tue acrobazie. Aspetta! Quali acrobazie? Dico solo che non dovremmo fidarci di un aggeggio che non sarai tu ad utilizzare. Mica è fisica dei neutrini. È un tracciante. Ce la potete fare anche voi, imbecilli. Un tracciante? Su di te per farti evadere? Ottima idea, Rocket, è deciso. Nome? Guardiani della galassia. Mai sentiti nominare? Io sono Groot. Veri mercanti di mostri. Per oggi, almeno. Che cosa c'è lì dentro? Un mostruoso abominio da mezzo mondo. Il bastardo più cattivo del quadrante. Passate. Passiamo. Rocket! Cioè... È minuscolo. È una necrobestia. La regina lo accoglierà con favore. Faresti meglio a ripensarci. Va bene. Passate. Prima che cambi idea. Ma devo avere per forza questa voce. Certo, se alla regina non piace, in quella scatola ci finiranno i vostri resti. È una descrizione accurata. La bestia ha un atteggiamento letale. Mi piace. Sarà dura uscirne se dovesse andare tutto a rotoli. Andrà benone, abbiamo il mostro perfetto e un ottimo piano. Io ci andrei più cauto, Peter Quill. Se Lady Elbender capirà il nostro trucco, la sua vendetta calerà rapida. Che c'è? Dovrei averne paura solo perché ha un hobby inquietante. È solo uno stupido zoo. Non è uno zoo. È l'esercito di mostri di una regina. Possibile che siano solo dei custodi con armi? Non ho mai visto un guardo stomato, ma so come possono ridurre un uomo. Tranquilli. Se si mette male, basta tornare alla Milano. Il tuo piano geniale è fuggire? Piano di riserva, che non ci servirà, ma non sì. Non toccare la è che ci può inseguire portandosi Martina. Dietro la fabbrica dei mostri. Oh, dai! Perché non abbiamo attraccato qui evitando l'inospitale superficie del pianeta? Ci serviva del tempo per perfezionare un piano a prova di scemo. Lady Elbender non è scema. Appena il mostro sparirà, penserà che siamo stati noi. Lo penserà, sì, ma non lo saprà. Non al punto di inseguirci per tutta la galassia, almeno. Wow! Guardate che posto! Ho sbagliato professione. La sua imponenza è degna di una guerriera della levatura di Lady Elbender. Un giorno, quella levatura sarà nostra. Ha! Non tua! Vieni qua vicino alla gabbia e ripetilo. Brava necrobestia, emetti i tuoi ululati ferini. Concentrazione, ragazzi, è ora di fare sul serio. Io sono Groot. Non mi lascia andare dietro. Devi essere credibile anche tu. Esatto. Un teschio di Ghilaron, quello è un trofeo inestimabile. Questo spiega il cavò. Inestimabile? Cavò? Basta con questa furtività. Facciamo una sana, onesta rapina. No! No! Loro che ne sapevano che erano arrivati. Seguitemi e ascoltate bene. Non avvicinatevi al
bello anche qua. Adesso ho annichilito davanti allo splendore della mia regina. Risparmia le tue vuote insidie. Perdono, mia regina. Non intendevo offendere. Lo so cosa intendevi. Non prendermi per una sciocca. Non sei il primo ad affermare di avere catturato un Taratara. 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 La sua autenticità. Se è davvero ciò che sostieni che sia, dimostramelo. Oppure, preparati a pagare le conseguenze della tua sciocca ciarlataneria. Posso assicurarvi, mia signora? Liberalo subito. Va tutto bene. L'ha imitato? Barbara praticamente. Appena appena bizzarro. Fate entrare il prossimo e trasferite 10.000 unità ai familiari di quest'ultimo. Parla. Saluti, sono Star-Lord. Drax il distruttore. La rovina del titano pazzo in carne e ossa. E quale carne? A offrirsi lui. La tua presenza mi onora. Sei molto più piccola di quanto mi aspettassi. Oh. E cosa ti aspettavi dunque? Forse posso fare qualcosa al riguardo? Ah, improbabile. Lo vedremo, distruttore. So essere piuttosto convincente. Peter Quill. Sospetto che stia flirtando con me. Dai. Coraggio. Tu sta al gioco. Falle dei complimenti. Ce la puoi fare? È la scelta migliore. Sei un pessimo negoziatore. Lady Elbender. Date le dimensioni della tua arma, deduco che tu sia un'eccellente guerriera. Magari in futuro potrei darti una dimostrazione. Rappresenteresti un avversario accettabile. Dimmi, distruttore, cosa ti porta su Second Earth 9? Peter Quill, mostra la creatura. E che razzo era ora? Cos'è? Questo? Questo ha anche un nome, sai? E poi parla! È adorabile! Quill, dille di smettere. Quando si prevede che diventi adulto? Sì, è meglio se non lo accarezzi, se non vuoi perdere un dito. Lui morde, forte. Ammiro chi dimostra un po' di grinta. A che specie appartiene? È una necrobestia. Non mi sembra un gran mostro. Oh. Così a prima vista sembra
Beh, una normalissima creatura dei boschi. Sì, ma lo sai che è unico? Da uno sguardo a quegli occhi da procione rabbioso. Ehi, non sono mica un procione! E vedrai che c'è un mostro lì dietro. Un grosso mostro, dal grilletto facile. E quanto chiedete per la... Ma che necrobestia? Chiediamo 20.000 unità. Cioè, parla lui che... 20.000 unità. E non una di meno. Dai, proviamo. In realtà abbiamo già un'altra offerta da 20.000 unità. Dal collezionista. Starmort. Dico bene? Sarebbe Starlord. Sta zitto. So che genere di creature cerca il collezionista. Nel caso Tivan avesse fatto un'offerta per una necrobestia, ne sarei a conoscenza. E siccome non so niente, è ovvio che stai mentendo. Più bluffando. Silenzio! La creatura è inutile per me. Inutile? Tu sei inutile! Allora 15.000? Non darei la vostra necrobestia neanche in pasto al mio Flerken. Ti tieni in casa un Flerken? E sono io quello inutile? Te lo faccio vedere io! Che cosa stai facendo? Piano B qui! Ragazzi, parlate dopo, ora fuggiamo! Chi è il mostro adesso? E che razza, Roger! L'hai sentita quella? Non valevo neanche due unità per lei! Quindi dobbiamo morire tutti per colpa del tuo ego? Ma che? E questo è di soldi! Soldi che non potremo incassare! Wow, che fortuna! Se proprio la vuoi chiamare così, andiamo più tardi, difetto di... non possiamo fermarci! Di Starlord, ma... è un sacco di glitch! Ordino di incenerire quei guardiani! E quello cos'è? Sta barando! No, capsula fluttuante! Non muore, Quill! Prova qualcos'altro! Possiamo provare un'uscita! Loro danni ridotto. Dobbiamo alzare i tacchi. Aspetta. Va a darmi spianata. Quill, non perdere tempo. Cerchiamo tutti una via d'uscita. Dobbiamo alzare i tacchi. Proviamo un attimo. Non va bene. Proprio no. Ci serve un'uscita. Rivelato il regolatore di temperatura difettoso. Dobbiamo fare qua, qua si muore. Che fa esattamente? Ah, ok. Barriera mortale. Praticamente avanza. Ok, ma parte a congelarlo. Adesso vediamo i comandi. Grazie. Arriva a darmi spianata. Quill, non perdere tempo. Cerchiamo tutti una via d'uscita. Dobbiamo alzare i tacchi. Colpo preciso deve farlo cadere. Accendiamo un attimo. Oh. Ok, via. Vediamo di uscire tutti interi da questo posto. Abbiamo finito. Prego. Sono venuto per i soldi e non me ne vado senza. Io sono brutto. Voglio ripulire il cavo che abbiamo visto salendo. Non dici sul serio? Neanche Peter è così pazzo. Vuoi tagliare la corda o vuoi farci dei soldi? Non c'è tempo per litigare. Gli scagnozzi di Elbender stanno arrivando. Qui la ragione, state zitti e seguitemi. Non sto dicendo questo. Troviamo l'ascensore da cui siamo arrivati e andiamocene. Allora, droni, custode del Rutubo. Quella è la parte geniale, capito? Il sistema contiene tutti i profili DNA dei mostri. Se uno degli animaletti della regina finisce per sbaglio in un condotto dell'aria, cosa che adoro non fare per qualche motivo, quando un drone lo trova deve solo stordirlo basandosi sul suo profilo.
così è più facile sbattere in gabbia. Chi non è nel sistema finisce spiaccicato su un muro, è molto semplice. Assicurati di mantenere aggiornati i profili, non ti conviene che l'ultimo arrivato si perda e venga ammazzato. E il Bender ti squaglia vivo se succede. Chiedi a Urunol se trovi un pezzo particolarmente loquace e vedi di aggiungere anche il tuo profilo casomai dovessi andare a caccia di un qualche tuo errore. Tanto siamo nel futuro, non possiamo semplicemente crearle a tavolino queste creature. Svuotato quel capo. Non è certo che riusciremo ad accedere ai suoi contenuti. Abbiamo compagnia! Era ora! Cos'è? Non c'è alcun dubbio! Lady Alvender sta cercando di sedurre! Oh sì, Drax! La farai impazzire! Praticamente congelati si subiscono più danni. Andare di lì perché qua mi sa che è chiuso. Sì. E addio fidelizzazione del cliente. Lady Alvender non perdonerà la risposta. Abbiamo fatto male a scegliere il ratto. Mi può sempre contare su di te per dire pietà, Drax. Ma no, ma questo è brutto, non lo riconoscevo. Qualcosa là sopra magari. Lancia verso di loro, bello! Via via! Oh cavolo, hai speso quel verde spaziale! Ce la fa arrivare fino alla sopra? Ridotte. Scherza quanto vuoi, ma senza di me non riuscireste neanche ad aprire questa porta. Senza di te non saremmo di fronte a questa porta.